Ciao a tutti, bentornati sulla pagina Facebook che continua a crescere, bentornati sul canale YouTube. Qui siamo oltre 152.000 iscritti, continuate ad iscrivervi e grazie. Avete letto le ultime, per me, deliranti dichiarazioni dell'ex presidente del Consiglio Mario Draghi, del quale francamente non sentiamo alcuna nostalgia, uno perché è stato pompato in maniera oscena dal punto di vista mediatico, pur non avendo per me particolari doti politiche, parliamo di doti politiche, due, perché la Meloni sta sostanzialmente seguendo tutte le sue orme, sotto ogni punto di vista. Ma al di là di questo, Draghi ha dichiarato: Stati Uniti e Unione Europea non hanno alternative. Non hanno alternative, come dire, costi quel che costi, non abbiamo alternative. Devono garantire la sconfitta della Russia. Portando pazienza, purtroppo, perché poi il tempo che passa si traduce in morti, devastazioni. Mi riferisco in Ucraina, ai cittadini ucraini e russi che muoiono. Ma basta avere pazienza per vederli gettare la maschera. Un anno e mezzo a parlare di pace giusta, in realtà noi siamo quelli per la pace, tutti vogliamo la pace. Poi approvano misure in Parlamento che consentono. Ancora non hanno comprato munizioni con i denari del PNRR o del Fondo di coesione sociale, ma approvano misure che consentono di farlo. E poi se ne escono appunto politici così importanti, ex Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, con dichiarazioni chiare, lapalissiane, è quello che io ho sempre sostenuto. Guardate che l'obiettivo è una guerra duratura, uno per chiaramente favorire l'elite della sicurezza transnazionale, le fabbriche di armi, e due, ora che siamo in ballo, che vi è stata da parte occidentale questa folle adesione, di fatto adesione, co-belligeranza a un conflitto, puntiamo fino in fondo, tanto muoiono gli ucraini, andiamo verso la sconfitta militare della Russia, non abbiamo alternative. In questo libro, che io ho pubblicato nel 2021, quindi ben prima dell'invasione russa dell'Ucraina, io ho dedicato un capitolo intero a atlantismo e europeismo. Tra l'altro è un libro che si chiama Contro, perché opporsi al governo dell'assembramento, dunque contrastavo Mario Draghi e tutto quel che rappresentava. Mario Draghi sempre collegato a doppio filo con il potere che conta in America, il potere finanziario. Goldman Sachs, la banca dove è andato a lavorare dopo aver lasciato la direzione generale del tesoro, e sappiate che i fondi di investimento americani, soprattutto americani e canadesi, ma soprattutto americani, le grandi banche d'affari detengono enormi pacchetti di azioni all'interno delle fabbriche di armi. Comunque io dedicavo un capitolo all'atlantismo e europeismo. Oggi tutti dicono: ah, l'interesse, tutti, alcuni dicono l'interesse dell'Europa è diverso da quello degli Stati Uniti d'America. Ben arrivati. Io nel 2021 appunto parlavo di atlantismo e europeismo come due concetti che non sono affatto sinonimi. Ancora oggi l'Italia, nonostante siano passati 76 anni, l'ho pubblicato nel 2021, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, è un paese a sovranità limitata. L'Unione Europea era, quantomeno nei progetti dei padri fondatori, un sogno di indipendenza, pace, prosperità e autonomia politica, ma non lo sarà mai fino a che si riterranno europeismo ed atlantismo due ideologie corrispondenti, perché corrispondenti non sono affatto, anzi un vero europeismo non ha nulla a che vedere con il cieco atlantismo. Questo lo scrissi nel 2021. E guardate oggi l'Unione Europea, il piano munizioni, e guardate, appunto, leggete queste dichiarazioni di Draghi, che sono per me sconvolgenti, perché chi muore? Muoiono gli ucraini anche in questa controffensiva. Mi sono andato a prendere un pezzo della BBC, no, scusate, della CNN. Ecco qua il titolo, pubblicato ieri: le forze ucraine subiscono una pura resistenza, dura resistenza e perdite nell'assalto alle linee russe. L'ha pubblicato la CNN. Notizie che si leggono paradossalmente molto più in America che in Europa e in Italia. Cioè l'impero, all'interno dell'impero americano, che è quello l'imperialismo che determina le scelte dell'Europa, vi è maggiore libertà che in Europa, e qua siamo più imperialisti degli imperialisti. Gli ucraini, scrive la CNN, hanno perso mezzi e uomini incontrando una resistenza maggiore del previsto nel primo tentativo di assalto delle linee russe. Ci sono alcune immagini, per me raccapriccianti, pubblicate dal Ministero della Difesa russo, che mostrano carri armati, che ovviamente li abbiamo inviato noi, che saltano in aria colpiti appunto dalle forze armate russe. Veramente, io penso a uomini ucraini che muoiono lì dentro durante questa fantomatica controffensiva, che lo stesso Zelensky ha dichiarato che produrrà risultati, che si arriverà fino alla vittoria finale, per la quale si sta impegnando appunto l'Unione Europea. E per la quale, e
per Draghi non c'è alternativa, no? Bisogna andare fino in fondo, costi quel che costi. Ecco, lo stesso Zelensky parlò di enormi morti, quantità di morti durante questa controffensiva. Ed è delirante, cioè ritenere che l'unico obiettivo debba essere oggi la sconfitta militare della Russia per il bene dell'Europa stessa, cioè l'unico modo per salvare l'Europa. Sentite che ha detto, non c'è l'Europa e i loro alleati non hanno alternativa. Perché altrimenti sarebbe un colpo totale, infliggerebbe un colpo fatale all'Unione Europea. Cioè, quello che oggi ci vogliono mettere in testa non è neanche più scontro di civiltà, è oltre. O sconfiggiamo militarmente la Russia, un paese che ha 6.000 testate nucleari, oppure sarà la fine dell'Unione Europea, colpo fatale dell'Unione Europea. È una roba che va oltre la propaganda, oltre il rischio appunto escalation, è già in atto. È ancora peggiore, se ci pensate, queste dichiarazioni, quello che ha detto Zelensky da Vespa: o ci aiutate a vincere la guerra, oppure i prossimi dovrete essere voi a venire qui a combattere. Cioè, siamo oltre, e tutto questo c'è chi lo dice da un anno e mezzo, no? Quando appunto loro signori invece dicevano: no, no, noi vogliamo la pace, sono gli altri che vogliono la guerra. E no, oggi gettano definitivamente la maschera, e ovviamente in Europa non c'è, ci sono pochi giornalisti capaci di indignarsi e di rimarcare determinate cose, o di fare la seconda, la terza o la quarta domanda a questi leader politici guerrafondai. Cosa vi dicevo? Che in America, come dire, questa sudditanza dal punto di vista appunto della stampa è minore. Vi leggo questa dichiarazione, questa domanda che una giornalista ha fatto a John Kirby, che è il portavoce del Consiglio della Sicurezza della Casa Bianca, 2 giorni fa. Le sembra plausibile che la Russia abbia distrutto la diga, inondando luoghi in cui vivono ancora i russi e tagliando la fornitura idrica alla Crimea, ovviamente che è territorio russo? Non ha molto senso, non crede? È come far saltare il proprio gasdotto. Ricorderete che quando sono stati sabotati i gasdotti nel Baltico, sono stati russi, sono stati russi, sono stati russi. Poi sono iniziate alcune inchieste giornalistiche alternative. Il grande giornalista premio Pulitzer Seymour Hersh ha pubblicato un'inchiesta su responsabilità occidentali, appunto sul sabotaggio, su quell'azione di un crimine di guerra in un certo senso, azione appunto di sabotaggio di gasdotti costruiti con denari russi e tedeschi. E oggi anche gli stessi americani, c'è chi sostiene oggi un pezzo di caracciolo sul Fatto Quotidiano, anche per far pressione sugli ucraini stessi, perché gli americani non li stanno bene alcune azioni in territorio russo da parte ucraina, parlano i media americani apertamente del coinvolgimento occidentale, in particolare ucraino, rispetto al sabotaggio dei gasdotti nel Baltico. Eppure ricordate quel che ci è stato raccontato nelle settimane successive: sono stati russi, sono stati russi, sono stati russi. Oggi la stessa cosa, la distruzione della diga in Ucraina descrive il crepuscolo di Putin. Questo l'ha dichiarato Molinari, che è il direttore di Repubblica. E ovviamente, basta aprire i principali quotidiani, insomma, la responsabilità viene data ai russi, sono stati russi a distruggere questa diga. Poi, ripeto, negli Stati Uniti d'America c'è una giornalista che, al portavoce della sicurezza, del Consiglio di Sicurezza della Casa Bianca, dice: ma le sembra plausibile? Cioè, buttare giù una diga che ha provocato un'inondazione, che ha fatto arretrare i russi, mette a rischio l'approvvigionamento idrico in Crimea, e appunto ha inondato territori dove attualmente abitano i russi? Cioè, le sembra plausibile? Facendo anche l'esempio appunto dei gasdotti, Kirby ha risposto: non siamo ancora in grado di fornire nessuna conclusione, stiamo cercando di ottenere maggiori informazioni. Questo lo dice Kirby, che sono più seri gli americani. Dalle nostre parti invece: sono stati russi, sono stati russi, sono stati russi, dunque continuiamo, è uno scontro di civiltà. O, come dice Draghi, andiamo oltre, perché l'unico modo per garantire la sopravvivenza dell'Unione Europea è la sconfitta militare della Russia. Costi quel che costi, costi soprattutto, ovviamente, non, appunto, costi quel che costi. Questo si vede concretamente durante l'inizio di questa controffensiva, se è iniziata, comunque questo primo attacco da parte ucraina delle linee russe, che ha provocato, non lo so quanti, perché nessuno lo sa, ovviamente la propaganda occidentale parla soltanto delle decine, centinaia di migliaia di morti tra i russi. Gli ucraini, come nei film americani, non muoiono mai, non muoiono soltanto i russi. Invece sono
immagini sono state, che ho visto io, per carità, pubblicate dal Ministero della Difesa russa, che anche loro fanno propaganda, e come, ci mancherebbe altro, però sono immagini sconvolgenti. Morti saranno veramente centinaia, centinaia, anche perché è sempre più facile difendere delle postazioni ben strutturate piuttosto che attaccarle, questo da sempre. Io sono sempre più preoccupato, vedo sempre più sudditanza mediatica dalle nostre parti, sempre più propaganda e un coinvolgimento sempre maggiore. Ripeto, se il Presidente del Consiglio, che poi di fatto, parlo di Draghi, l'ex Presidente del Consiglio, che poi di fatto è colui che ha dettato una serie di linee anche all'attuale governo, perché a parte questo governo è sostenuto da varie forze politiche che sostenevano anche il governo Draghi, mi riferisco a Salvini e Forza Italia. Ma poi la Meloni non ha mai attaccato Draghi, io vi parlavo di opposizione elettorale non sostanziale, vi ricorderete, io queste robe le ho dette, credo, centinaia di volte, come centinaia di volte ho detto atlantismo, europeismo sono due cose diverse, come centinaia di volte ho detto non vogliono la pace, in Occidente non vogliono la pace, vogliono una guerra duratura e oggi stanno appunto puntando alla sconfitta militare della Russia, con tutto quel che questo potrebbe già sta comportando. La situazione è sempre più devastante, io sono sempre più preoccupato e quantomeno proviamo appunto a condividere il più possibile questi contenuti e queste notizie. Ah, ulteriore situazione gravissima. Rasmussen, che è l'ex, credo, primo ministro della Danimarca e ex segretario generale della NATO 2009-2014, se non sbaglio, insomma, ha occupato il ruolo che oggi occupa Stoltenberg. Ha dichiarato: se la NATO non riesce a concordare un percorso chiaro con l'Ucraina per quel che concerne l'entrata dell'Ucraina nella NATO, oggi sempre caracciolo sul fatto quotidiano dice quello che sosteniamo tutti, no? Se l'Ucraina oggi dovesse entrare nella NATO, significherebbe terza guerra mondiale. Ecco, ma Rasmussen, ex segretario generale della NATO, dice: se la NATO non riesce a concordare un percorso chiaro di entrata per l'Ucraina nella NATO, c'è la possibilità che alcuni paesi possano agire autonomamente e parla di una coalizione di volenterosi, capitanata dalla Polonia. Traduzione: o qua la NATO dà un ulteriore sostegno, politico-militare all'Ucraina, ipotizzando un chiaro percorso di entrata dell'Ucraina all'interno dell'Alleanza Atlantica, oppure qua ci saranno dei paesi come la Polonia o come altri che potranno addirittura, mettere a disposizione delle truppe da inviare in Ucraina. La terza guerra mondiale. Succede tutto questo, è un anno e mezzo che ci parlano di inviare armi per risolvere il conflitto rapidamente, per ottenere la pace giusta, perché soltanto bloccando la Russia, fermandola e inviando delle armi sarà possibile un negoziato. E oggi l'ex presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, uno dei paesi più importanti della NATO, uno dei paesi del G7, uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, dice: per la sopravvivenza dell'Unione Europea stessa non vi è alternativa. Occorre lavorare, garantire, costi quel che costi, la sconfitta militare della Russia. Tutto questo è vergognoso, tutto questo è folle e tutto questo, tra l'altro, rappresenta ancora una volta una chiara violazione. Presidente Draghi non è più presidente, ma chiara violazione della nostra Costituzione che nessuno evidentemente vuole ricordare. Condividete questo video il più possibile e continuiamo a fare controinformazione. Un caro saluto a tutti.